Challenge Unicorni! Eccoci qui con una nuovissima puntata di Roblox Adopt Me. Mi avete dato veramente tanti consigli e vi stra mega iper adoro. E soprattutto mi avete inviato tantissime richieste di amicizia che tipo adesso vi mostro, ma che andrò ad accettare nei prossimi giorni, anche oggi dopo che girò, perché siete tantissimi. Ma quante sono? Cioè, 221? Sì, e le pagine vanno e vanno e vanno. Le accetterò tutte, ve lo prometto. Così magari qualche volta possiamo anche giocare tutti insieme. Ma intanto iniziamo il nostro viaggio su Adopt Me, anzi continuiamo questo viaggio, anche perché siamo rimasti ancora dentro casa. Eccoci qui, eccoci tornati. Allora, che bella però casa. Poi che mi sta dice che cosa vabbè, vuole. Vabbè, andiamo avanti. Ma perché dovremmo rivestirci? Vabbè, di nuovo. Perché mi obbliga a a proposito, mentre ci sto obbligando a resettarci, cosa che io non voglio fare, però mi avete consigliato che vuole che ci sono praticamente delle cose in più su General. Ora, dov'è questo General che mi ricorda il detersivo di mia madre? Andiamo sui vestiti. General. Penso non sia detersivo comunque. Vabbè ragazzi, vi adoro. Ecco perché mi ho detto, ci sono anche le magliette con le marche. Ah, catalogo Girl. No, bellissima, dell'Adidas. No raga, ok. Ma qua ci sta una cosa di marca. Va bene questa maglietta perché è strafiga. Mi ricorda la Galassia, quindi aggiudicate intanto la maglietta dell'Adidas. Come jeans o come jeans. Andiamo su generali. Ah, ma ce ne sono tantissimi. Ma scusa, ma ditelo prima. Beh, l'hanno detto prima, sono io che sono deficiente. Ma scusa, cioè l'avete detto, lo so. No, io voglio soltanto il sotto e mi sa, ma ci sono sempre jeans strappati. Bah, strano. Diciamo che sto bene così, però li vorrei scurire. Senza strappi. Quindi questi. Va bene, dai, ok, so fashion, che ci posso fare? Poi, acconciature, mi avete detto perfetto qua. Poi mi avete detto che posso togliere i miei, li leviamo subito. Ah, ma tu scusa! Sì, ma avevo due paia di parrucche. Cioè, avevo i miei capelli più la parrucca, così abbiamo tolto i capelli e rimane la parrucca. Va bene. Avevate ragione, avevamo due capelli. Ok, allora, okay. Il nostro viaggio deve iniziare a prendere questo fantastico uovo. Riusciremo a trovare questo uovo? Allora, vediamo. Ok, lei è così, salviamo l'outfit perché okay. Se no mettiamo, che nome mettiamo? Ciao. Memorizzo con ciao, come proprio tipo mia madre memorizza le cose. Perfetto, ok, direi di andare avanti. Ok, usciamo. Oh, you look so beautiful, grazie. Quanti thank complimenti, you. grazie. Allora io direi di prendere il nostro bellissimo controller del Miami. Ok. Poi, niente. Ma perché? Non voglio editare la casa, va bene così, usciamo perché sennò questo veramente non mi fa no, non mi dà pace. Attenzione, arraffiamo i soldi. Sì, siamo ricchi. Siamo ricchi? Vabbè, ma insomma. Raga, ricchi così è veramente soldi che cadono. Allora, sei pronto per adottare un fluffy puppy e un cuddly kitten? Ah, un gatto. Quindi ho un cagnolino o un gattino. Ora entro in panico. Grandioso, andiamo alla nursery. Ah, e dove dobbiamo andare? Dove sta? Ah, ti dà. Vabbè, ya. Che però voglio andare di qua perché voglio vedere un pochettino la città. Che bella! Ma è tutta autunno. Cioè, guarda, grazie. Gli alberi arancioni. Grazie. C'è una pagoda. Ehi, ciao pagodina. Che carina, Oi, ma perché qua ci sono le cose tipo le carrozze? C'è Cenerentola. Può darsi. Allora, ok. Eccoci qua in un tunnel, dove siamo? Stiamo andando in una galleria Siracusa-Palermo praticamente. In galleria, attenzione. Che bel po'. Wow. Perché quel ragazzo ha le ali? Perché è un angelo? Ma c'è un cagnolino! Dove? Un barboncino! Questo non lo chiami barboncino, ma che è? Una salsiccia, è una salsiccia. Sembrava un barboncino. Un bassotto, penso. Io amo il bassotto. Allora, il navigatore ci porta di là. Questa cosa è una bancarella? C'è una festa? Ma che cosa si festeggia? San Patrizio. Ma non c'è nessuno? Che cosa? Perché c'è gente che è sopra? Perché il polipo vola? Ma la mia vera domanda è, adesso mi dovete togliere una curiosità. Questa gente che vedo io è vera? Certo. Siamo ricchi! Arrabbiamo! Cash! È gente che mi può vedere? Certo! Aiuto, allora mi inizio ad avere un pochettino di timore, ho paura. Andiamo. Ah, la nursery, eccola! Siamo arrivati! Attenzione! Me ne sono emozionata. Benvenuti alla nursery! Ma come babies? Cos'è quella cosa? Un'ape? Perché c'è un'ape? Dove puoi adottare i pet e anche la famiglia, quindi o pets o bambini. Ma raga, adottare una famiglia. Cosa preferisci, un bimbo o un animale? No, intanto voglio l'animale. Mi seguono! No, ma che bo... Ehi!
Che voleva quell'ape? Oh, hello human. Sembri il tipo che vuole aiutare un amico. Ah, sì. Stai cercando un uovo? Sì. Sì, prenditi cura di lui e si schiuderà in un animaletto. Okay. Che bello, che bello. Ok, quindi, dov'è questo uovo? Ma perché c'è questo qui? Ma aiuto. Ma che devo fare? Ma il nostro uovo forse nello zaino? Aspetta, controllo. Sì, abbiamo l'uovo. Abbiamo l'uovo. Però non capisco perché questo qui con i capelli così mi stia seguendo, mi dà fastidio. Ma scusa, c'è l'acqua. Perché l'uovo? Perché l'uovo cammina con me? Ma è il nostro. Ah, è il nostro che cammina con noi. No, vabbè, un uovo che cammina. Cosa volevi, l'acqua? Bevi. Ma lui ci sta facendo il bagno da solo. Lui è autonomo. Perché l'uovo si fa il bagno? Non lo so. Allora, dobbiamo vedere i bisogni dell'uovo però. Cioè, come fa? Ma perché mi segue? Un po' inquietante. Se mi viene troppo da ridere. Dovremmo, penso, cliccare sul sull'uovo. Common. Sì. Che significa common? Selezionarlo. Ok, l'abbiamo equipaggiato, credo. No, così l'hai tolto di nuovo. No. Ok, no. Equipaggia. Ok. Ah, ok, è con noi. E ce lo portiamo in giro. E adesso? Passeggiata. E dobbiamo vedere i suoi bisogni. Dove si vedono i suoi bisogni? Pick up. Dagli da mangiare. Ma all'uovo? Feed. Feed. È come feed? Un sandwich all'uovo. Ma gli diamo il panino? Ma se lo mangia? Ha mangiato. Ma come fa a mangiare un uovo, ragazzi? Ma perché l'uovo? E poi perché soprattutto ha il cappello da laureato? Ma cioè, soprattutto, infatti, cioè, è più intelligente di me. Tra l'altro. Ce l'ho in braccio. Adoro. Quindi me lo posso già portare a casa? Si può schiudere dentro casa? Ma penso di sì. Perché, oddio. Cos'è? Che succede? Uno starter pack a pagamento? No. Ma scusami, ma non si paga niente. Io non pago per andare avanti nei salve, giochi. Salve, ma quanti sono? Guardate, ho il mio uovo in mano. Ho il mio uovo. Attraversiamo il ponte e torniamo a casa. L'uovo è affamato, ho fame. Ma gli ho dato poco fa da mangiare. Il tuo uovo è affamato. E ora? Ho finito il sandwich. Gli ho dato prima. E ora? No, non abbiamo cibo! Aggiungiamo cibo. Ah, ok, aggiungilo. Ah, ok, sì. Teletrasporta al negozio. E compriamo del cibo, perché altrimenti qua... Ah, vedo... Oh, chocolate milk. Allora, a me piace, quindi intanto lo compro. Magari me lo bevo io. Glielo posso già dare, ad esempio? Quindi come gli si dà? Con B? Ma con B lo prendo io. Ma se io voglio... Ok, l'ho posato. Ma se... Boom! Feed. Ok. Ah. Tieni, bevi. Un bel milkshake. Ecco. Perché mi ha dato l'acqua? E lui è contento. Ma perché abbiamo l'acqua? Ma succedono delle cose stranissime. Abbiamo... Senti, seguimi. Dove... Ma c'è un posto dove posso comprare un... Perché questo vende fiori? Ma che cos'è? No, raga, io voglio da mangiare per l'uovo. Perché ha le mele. Le mele. Un cosciotto di pollo. Okay. Poi tipo finisco tutti i soldi perché compri il mangiare. Questo è il prosciutto. Vai. Prosciutto. Ok, ce l'hai, ma tieni, mangia, baby. Oddio, l'ho fatto salire sopra. Aiuto. Ok. Okay, lui mi sembra leggermente un po'. Non lo so, non è tanto contento. Ma se io ce l'ho in mano, glielo posso. Che fa? L'ho lasciato. Come lo riprendo? Aiuto. Se l'è mangiato da solo. Va okay. Bene, è autonomo, mi sta. Starter egg is full. Quindi lo posso riprendere in mano. Però c'è una barra sull'uovo. Va. Ho sete. Ah, ok, dobbiamo riempire la barra, quindi ma soddisfare i suoi bisogni. Ha sete. Ma ha mangiato ora, me la rendita. Ma sete di cosa? Senti, io do sempre il cioccolato al latte qua, il latte al cioccolato. E chi si è visto, si è visto. Ma se perché io se non ce l'ho... Perfetto. Dato. Che contento, guarda che contento l'uovo. Perché diventa tutto buio? Attenzione, la barra è aumentata. Senti, allora facciamo una cosa, lo imbottiamo di cibo fino a quando non si schiude. Adesso cosa? Ha sonno. Aspetta, ma se io lo prendo e lo porto con me e lo porto a casa? A casa e lo metto nella mia culla. È un bambino, cioè lo posso mettere in culla. Per ritrovare la strada. Oh, mi sono perso. Di qua. Adesso... ma questa non era... Oddio, mi sono persa. Come si trova la strada? Mi sono persa. Forse... Nella culla lo voglio mettere. Ma questo mi sta incidentando. Aiuto. Ma levati. 2 hours later. Ed eccoci tornati a casa. È bellissima. Finalmente. Casa mia. Okay. Oh, allora. Abbiamo l'uovo. Allora, sì. Io lo voglio mettere qua. No sleep. Voglio lasciare lui. Perfetto. E l'uovo carino. Dorme all'impiedi. Ah, c'è proprio la barra che dice sto dormendo. Oh, sta dormendo, quindi manca poco. Quindi cosa succede? Si schiude adesso, vediamo cosa succede. Ma manca la barra, non è tutta piena la sua. Forse si riempie ora.
Attenzione, cos'è? Un gatto! Un gattino! Oddio, che carino! Gli si può dare un nome? Come lo prendo? Lo voglio in mano! Ma mi posso commuovere perché ho trovato un gatto? Ma che carino! Cioè, raga, sto piangendo. Un gattino. Ma come si chiama? Newborn. Ma non si può rinominare, dare un nome. E come penso lo chiamiamo? Sì. Allora, facciamo una cosa. Non lo voglio scegliere io. Lo scegliete voi giù nei commenti. Okay. Che nome devo dare a questo gatto? Il commento che avrà ricevuto più like vincerà. Il gatto vuole farsi la doccia, ma è normale, sì, questa perché cosa? Perché le pulci, guarda. No, ma sta puzzando. Ma lo butto dentro. No, il gatto. Il gatto nella doccia. Il gatto sta dentro la doccia. Scusa, ma ci arriva a premere la manopola? Ma non lo so. Ragazzi, non lo voglio sapere. Il gatto si è lavato. Il gatto è l'indeppindo. Lo prendiamo. Posso far volare il gatto? In che senso? Dress up. Lo vestiamo. Ma non sembra un topo, un gatto topo? Cioè, soltanto io potevo ricevere un gatto topo. Un gatto topo. Allora, lo possiamo vestire. Ma con cosa? Cioè, vorrei capire, con le cose mie o con le cose sue? Avrà delle cose sue. Il Stanford School. Ma abbiamo pochissime cose ancora. Perché poi c'è lo shop per le cose degli animali. Ma io non voglio shoppare per ora. Ma che carino! No, dai, che è una mucca. Ma non abbiamo niente, scusa. Vabbè, però già gli ho messo un cappellino e un coso che ti pare poco. Vabbè, è figo così. Quindi io direi di lasciarlo così. Salviamo il suo outfit e lo chiamiamo gatto topo vest. Ma che nome è? Sì, io non riesco a mettere i nomi seri. Ok, allora abbiamo il nostro gatto. Abbiamo il nostro gatto topo, perché è un gatto topo, quindi abbiamo due animali insieme uniti. Ok, ci danno altri soldi. Altri soldi? Ma qua stiamo diventando ricchi. Allora, okay. Io direi una cosa, prendiamo in braccio il nostro piccolino, ce lo portiamo qua nel nostro salottino. Ok. E dovete decidere voi il nome da dare al nostro gatto topo. Va bene, direi che questa puntata, questo episodio si può concludere qui. Nel prossimo episodio vedremo cosa fare e soprattutto io voglio fare intanto anche un escape room o un gioco horror. Quindi okay. Mi sa che nella prossima puntata non porteremo magari Roblox Adopt Me, ma un escape room, e poi torniamo col nostro gatto, perché dovete dare voi il nome. Quindi Okay. Portate giù nei commenti e scrivete tanti nomi. Sempre se il nome si ci può dare, ma penso di sì. Sì, ovviamente. Cioè, che lo posso chiamare Newborn. No, dai, gli voglio dare un nome. Ok. E vi mandiamo un grandissimo bacio. Super mega iper puccioso. Vi vogliamo un mondo di bene. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci ricordi. Ciao. Un invito a un party. Ma sì, andiamo a una festa. Dai. Una festa.